Mi trovo col dottor Beccati, un veterinario doc. Abbiamo un po' di domandine da fare, soprattutto per quanto riguarda il problema zecche e parassiti. Come si comporta un proprietario quando viene in un ambulatorio con già la zecca inserita? Allora, il proprietario è molto allarmato perché ha paura che la zecca possa albergare nella propria casa, nei divani, nel letto e poi magari attaccarsi alla pelle del proprietario, del bambino, peggio che peggio. Allora viene a chiederci come è possibile estrarre la zecca oppure come è possibile prevenire infestazioni future. La tecnica è relativamente semplice. Oggi ci sono dei prodotti antiparassitari molto efficaci, quindi i prodotti ci sono, basta scegliere quelli giusti e non andare a scegliere dei prodotti poco efficaci, perché oggi i parassiti sono molto resistenti ai vecchi prodotti, quindi l'applicazione di prodotti in modo rutinario deve essere l'ABC della gestione di un pet, di un cane, di un gatto, anche di un coniglio eventualmente. Lei come toglie le zecche? Allora, se è una singola, si cerca comunque di uccidere il parassita e poi con una manualità, non dico chirurgica, però diciamo un po' pratica, di estrarre la zecca se è singola. Se la situazione invece è multipla, quindi abbiamo il parassita che lo troviamo nelle orecchie, sulle dita, sull'addome, nelle zone glabre dell'animale, si cerca di usare un antiparassitario più veloce possibile, che abbia un effetto, diciamo, no down, più veloce possibile, e quindi con l'applicazione eventualmente o di pipette o eventualmente di spray adulticidi sul momento, in modo tale da uccidere le zecche più presto possibile. Consiglio che possiamo dare a coloro che hanno il proprio animale? Allora, intanto prendere suggerimenti solo dal medico veterinario, quindi non dal portinaio, dalla zia, dal cacciatore, da chi se ne intende, ma dal medico veterinario, una telefonata nel dubbio. Prodotti magari prescritti dal veterinario, poi acquistabili tranquillamente in farmacia o in altri, diciamo, pet corner, che può essere anche nella struttura. L'applicazione tutto l'anno, tutti i mesi dell'anno. Adesso diciamo siamo in noi spot on, che si usano una volta al mese, quindi è abbastanza facile. È un'applicazione mensile anche a novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo, sempre, esatto. Sempre. Pulci? Arrivano anche con il proprio cane, il proprio gatto, con le pulci addosso? Assolutamente sì. La pulce è un parassita che vive sull'animale, a differenza della zecca. Perché molti proprietari considerano la pulce e la zecca un po' la stessa cosa. No, la pulce è la pulce, ha la sua vita, ha il suo habitat, ha il suo ciclo. La zecca invece è un'altra cosa. La zecca è più un parassita rurale, esterno, dei giardini. Vive nell'erba e poi sale solo per mangiare. Invece la pulce vive costantemente sull'animale. È chiaro che l'animale vive in casa, quindi la pulce vive in casa. E quindi la pulce a dicembre, nei tappeti, sui divani, ci vive benissimo. Ecco perché bisogna trattarlo anche a dicembre. E le uova, le larve delle pulci ci stanno benissimo in casa nostra, a 20-22 gradi. Quindi prevenzione. Anche qui ogni mese per tutto l'arco dell'anno, sia per le pulci che per le zecche. Sì, tendenzialmente i prodotti che ci sono oggi in commercio, chi più chi meno, fanno tutti e due i parassiti. Questo poi ce ne sono altri, ci sono anche i pidocchi, ci sono anche le rogne, tutti gli acari. Quindi i prodotti ci sono, trattiamoli bene.